Buongiorno ragazzi. Ciao ragazzi, bentornati su Clima Scarfishing. Oggi finalmente Max sembrerebbe essere tornato in sessione, ragazzi. Sto tornando un po' a regime e oggi siamo qui per fare un video che secondo me è molto interessante. È un video dove risponderemo ad alcune domande che ci fanno tantissime volte. La pesca in bombetta è meglio della pesca con lo spomb? Mamma che uccellone grosso. Non dico altro, lo spieghiamo nel proseguo del video che cosa vuol dire questa domanda, perché ce l'ha fatta in svariati modi e dopo entreremo meglio nel dettaglio e vi spiegherò che cosa succederà oggi. Esatto. Fa freddo, ragazzi. Poi ultimamente stiamo lavorando a molti progetti, ragazzi, ve lo diciamo subito inizio video, così poi non skippate e ascoltate bene questa parte qui. Stiamo lavorando a un po' di progetti che è da anni che volevamo lavorare. Esatto, quindi diciamo che il canale YouTube prenderà una leggerissima piega verso argomenti interessanti se riusciamo. Quindi non vi promettiamo niente, però no, perché è qualcosa di, non dico complicato, però richiede del tempo per fare. Sappiate che Climax è sempre in movimento per cose nuove. Sì, esatto. Vabbè, dai, andiamo a preparare tutta l'attrezzatura e ragazzi. Ci mettiamo in pesca. Ciao! Prima di farvi dire da Max che tipo di video andremo a fare oggi, ragazzi, vi faccio vedere come al solito come ci siamo posizionati, poi appunto Max vi spiegherà il perché di alcune scelte che abbiamo fatto e quant'altro. Quindi adesso vi faccio vedere come ci siamo messi. Il lago ce l'abbiamo davanti, ragazzi, Max è alla sinistra e come vedete ha fatto uscire la Spomb Station. Invece sono lì e sto pescando anch'io con due canne. Io sto puntando, ragazzi, vi faccio vedere un attimo lo spot all'inizio dell'entrata, diciamo, del lago lì dove è fatalità, ragazzi, mi è partita la carpa. Quindi chiedo a Max di riprendermi. Primo pesce, ragazzi, è partito, sembra avercene anche. Ce n'ha. Anche troppo. Allora, ti stavo appunto spiegando, ragazzi. Scusami, qual è la rotella che devo togliere? Quella aspetta. Piccola, grande? Quella più grande. Ok, così sgancio. Sì, devo anche mettermi di qua perché c'è quell'ostacolino lì che non voglio assolutamente che vada. No, non si stacca, Cri. Di là. Questa qui. È quella media. Ok, Cri, era quella media. Stavo dicendo, ragazzi, che con l'occasione finisco. Come vedete, in quel punto lì c'è un ramo, io stavo pescando oltre, ovviamente fuori da ogni pericolo, però per evitare che il pesce venisse di qua mi sono un attimo spostato. Allora adesso vediamo di cosa stiamo parlando. La rete estate sembra una carpa. Speriamo sia. Beh, cosa deve essere, Chris? Scusa. Ci sono anche Amur qui. Quindi. Ah, beh, giusto, è vero. Però non danno testate così, quindi teoricamente è una carpa. Allora, facciamo una prova. Tac, vediamo se ce la faccio. Se vuoi una mano, basta che me lo dici. No, eh? Guarda, mi arrabbio. E quindi, ragazzi, sto pescando in questi due spot. Adesso, ovviamente, vi facciamo vedere il pesce, sperando che riesco a portarlo a riva e poi Max vi spiega appunto dove sta pescando, ma soprattutto, ragazzi, la scelta che abbiamo fatto oggi. E sapete che noi prendiamo spunto sempre dalle vostre richieste, dalle vostre domande, dai vostri argomenti e poi ovviamente ci dedichiamo dei video. Questo è uno di quelli. Quindi dai, porta fuori sto pesce, Gri. Ce n'ha, eh? Ce n'ha.
ragazzi, non voglio forzare perché ovviamente... No, beh, assolutamente. Però ragazzi, vediamo cos'è. Se poi qui è facile che sia una carpa piccola che tira come... Sì, squalo, sì, però. Sì. Fate una regina. Questo è il momento in cui bisogna stare attenti, ragazzi, tenere sempre il contatto con la carpa perché si slamano, che è un piacere. Esatto. Ne facciamo bene i terminali, quindi le prendiamo. Yes. Andiamo a vederla. Link bilanciata, ragazzi. Sapevo. Sapevo. Bene. Primo pesce della sessione, ragazzi. Secondo pesce della sessione, ragazzi. La mettiamo un attimo a guadino. Ho fatto tempo a slamare il pesce e è partita anche la seconda canna. Ovviamente la sta prendendo Max. Ragazzi, si fa interessante la cosa, più che altro perché dobbiamo ancora spiegargli. Sì, allora faccio già un in tre. Sta succedendo quello che prospettavo. Allora, dopo vi spiego bene il video, come è impostato. Però è successo quello che ero sicuro che sarebbe successo, ovvero che Christian sarebbe partito forte, perché pescando in bombetta è una pesca che si entra subito in pesca. Quindi ne ero certo che sarebbe andata così. Christian pronti via a fuoco e io invece canne ferme. Ma sono altrettanto sicuro che nel corso delle ore che verranno le mie canne faranno fuoco. Poi dipende da tante cose, dipende se ho scelto lo spot giusto. Da quanto buona è la bombetta. sì, dipende da vari fattori, ma la mia tecnica oggi di approccio con Spomb e non con bombetta, secondo me potrà dare i suoi frutti nel corso delle prossime ore. Mentre Cree, come pensavo, sarebbe partito forte. Andiamo avanti intanto. Inguadiniamola e poi vi spiego meglio. Sembra anche bella. E adesso, ragazzi, non ci rimane che farla vedere. Giusto? Bene, allora ragazzi, vi mostro il primo pesce. Non stiamo parlando di carpe grosse, ma di una carpa che ha mangiato sulla mia bombetta. Eccola qua. Bene, molto importante il discorso che faremo oggi nei video, perché è un argomento, ragazzi, che ci chiedete molto spesso. Noi ovviamente non siamo così esperti da potervi spiegare tecnicamente tutto, ma siamo capaci di mettere in pratica alla prova i due argomenti, quindi oggi vedrete la differenza tra le due cose. Questo è il primo pesce. I primi segni della frega si vedono già. Adesso, ragazzi, in carpa. Un braccio. E questa è la seconda, ragazzi, che ho tirato su io, sulle canne di Christian. Sinceramente non so che cosa aveva innescato, perché non c'era più niente attaccato all'amo, quindi si è persa durante il combattimento, ma adesso qui ce lo dirà, perché dovrà rifare tutte le bombette. E niente, è un bel pesce, è un bel pesce. È successo, come vi dicevo, quello che immaginavo, ovvero che Christian partisse a razzo, perché la pesca in bombetta, ragazzi, sappiamo che paga nel veloce, diciamo, ok? Comunque dopo andiamo a vedere quello che ho da dirvi. Intanto la rilascio. Un bel esemplare, Cree, un bel esemplare. Bene. Allora, ragazzi, nel frattempo ovviamente vi faccio vedere in velocità come ho fatto le bombette, anche se in realtà sono gli stessi approcci che ho usato nei video precedenti, ovvero
le clones e le link, quelle bilanciate, eccole qui, e innesco singolo, ovviamente air rig molto corto, piccolino, bait screw alla fine con la vitina e basta, per schermo beta, quindi non serve chissà che terminale. Poi ragazzi, per fare la bombetta vera e propria sto usando dei rimasugli dello Spod Mix, quello della Mainline, e il pellet, il Response, questo qui, con dei pellet un po' più trattati ovviamente del classico pellet al pesce, e basta, quindi semplicemente una bombetta con del pellet, dello Spod Mix e del Go Pineapple all'interno, dite mancanti di gialle, marchio di fabbrica ragazzi, ci sono. Quindi preparo altre due bombette, adesso rilancio perché sicuramente saranno altre due carpe. Ah ragazzi, ultimamente le clones le monto così. Quindi poi il rig si presenta in questa maniera. Sta usando il nuovo Go ragazzi, il Pango, non usa più il Pineapple adesso, vuole però provare questo. Pineapple lo uso ragazzi, sempre il Pineapple, però ci assomiglia un po', ha un po' di, ha il sentore di Pineapple, lancia, basta. Finiamo ragazzi di farvi vedere come, lo spombo di Max, finiamo di farvi vedere come ci siamo organizzati, perché siamo stati interrotti appunto dalle carte, quindi adesso vi faccio vedere ancora la fine, diciamo, di come ci siamo sistemati per il video. Allora, per fare un riassunto, due canne io, due canne Max. Come vi dicevo ragazzi, io sto pescando in quella zona dopo quell'alberetto lì, ok, più o meno in questo punto, e lì sto pescando non proprio davanti all'ingresso, più o meno verso destra, quindi quelli sono i miei due spot. Max ovviamente si è preso la zona qui davanti, non sta andando molto distante, infatti adesso vi faccio vedere dove sta spombando. Sono a 12 lunghezze qui. Ecco, 12 lunghezze ragazzi, ovviamente... quindi sì, perché oltretutto ragazzi, per essere precisi ovviamente stiamo usando i distance stick, che come ben sapete servono per prendere le misure per riuscire a lanciare sempre in maniera precisa sullo spot. Lo fa Max e lo faccio anch'io, perché ovviamente come vi dicevo Max ragazzi, una bombetta sopra un'altra bombetta sopra un'altra bombetta sopra un'altra bombetta è pastura che va in acqua. Quindi questo è un po' il setup che abbiamo oggi. E nel corso di questo video ragazzi, come ben sapete, a noi piace portarvi sempre cose nuove, e abbiamo una novità anche oggi da mostrarvi in questo video. La vedete tra poco, è una cosa che noi da un po' di tempo riteniamo molto molto utile, indispensabile per, almeno per quello che ci riguarda, però ripeto, non guardiamo sempre solo il fattore pesca, ok? Quindi tra poco ragazzi, nel corso del video vedrete appunto questa cosa. Nel frattempo adesso ci dedichiamo a prendere pesce. Faccio vedere un attimo quella che è la mia pastura. Nulla di complicato, ci sono delle micro boilers del 12 link, c'è del mais, ci sono dei ceci, ovviamente tutto cotto ragazzi, e c'è del pellettino scratting in abbinato al pellet, all'alibut della mainline, la linea match, quella da feeder. E quindi abbiamo questo mix generoso. Ovviamente tutta questa
pasta che si crea sopra sono gli Smart Liquid. Ho usato quelli allo squid proprio perché sto pescando comunque con palline al pesce, e questo è il tutto. Dico un'altra cosa, ragazzi, che sempre facendo riferimento a quello che può essere la pesca in bombetta e la pesca con lo spomb, non vuol dire che se siamo in estate si può usare lo spomb e se siamo in inverno non si può usare. E attenzione, cambia solamente il quantitativo di esche che buttiamo in acqua. In estate, magari primavera, si può dare un po' di più, in inverno si dà un po' di meno, ma non vuol dire che in inverno uno non può pescare con lo spomb, non può pasturare con lo spomb. Ovviamente, invece che fare 10 spombate a canna in estate, in inverno faremo 2 spombate, 3 spombate, in modo da creare una piccola zona di interesse, ma senza esagerare, perché sappiamo che le carpe rallentano il metabolismo d'inverno. Quindi questo volevo dirvi, che tutto l'anno possiamo usare una tecnica piuttosto che un'altra. Adesso tiro ancora 2-3 spombate a canna e poi vediamo se riuscirò anch'io ad entrare in azione. Mentre rinfresco un pochettino lo spot con qualche link, vi spiego finalmente qual è lo scopo del video di oggi. Tanti di voi ci chiedono: ho una giornata a disposizione, mezza giornata, mi conviene pasturare con lo spomb, col cobra, o affidarmi alle classiche bombette? Allora, diciamo che bisogna capire innanzitutto dove si sta pescando sempre e cosa chiama il lago davanti a noi, lo specchio d'acqua davanti a noi. E non è sempre meglio fare una cosa o l'altra, bisogna appunto capire delle variabili. Per rispondere alla vostra domanda, è meglio spombare o pescare in bombetta, abbiamo deciso di fare sto video dove Cri si affida alle bombette, io mi affido a quella che è una pasturazione diversa, ovvero un po' più massiva, con spomb e cobra. Abbiamo appunto, come molti di voi ci chiedono, una mezza giornata davanti, un po' di ore, non è la solita sessione lampo, quindi possiamo riuscire a capire anche noi che cosa è meglio, se la bombetta o lo spomb. Ovviamente la mia pasturazione è una pasturazione a base di granaglie e qualche boilers appunto scobrata sopra, mentre Cri si affida a pellettini e dentro la bombetta, quindi una pasturazione molto concentrata sull'innesco. Io invece sto facendo un piccolo tappeto. Cosa è successo subito? Avete visto Cri? 2 partenze sulle sue canne. Io me lo aspettavo, perché la pesca in bombetta è una pesca veloce, quindi riesce ad entrare subito in pastura, la carpa passa, aspira il pellettino e aspira anche l'innesco. La mia pescata di oggi invece è un attimino un po' più tra virgolette complicata. Perché? Perché io immaginavo che partissi lento, ovvero senza vedere niente, e che Cri partisse a fuoco. Però mi aspetto una cosa, mi aspetto che quando il branco vada sul mio tappeto di pastura ci si fermi sopra, perché comunque ce n'è molta di più rispetto alla bombetta di Christian, che a sua volta comunque tirando sempre nello stesso punto, con ogni bombetta va comunque a pasturare la sua piccola zona, ma si parla di una chiazza così, che magari cade qua, che magari cade qua e che magari cade qua. Io invece ho un tappeto sotto con i miei inneschi che cadranno sempre su quel tappeto. Sto pescando con 2 canne vicine, ok? Quindi posso anche sperare in una doppia partenza a distanza di pochi secondi, perché se il branco è lì, stanno mangiando, se non vengono troppo disturbate da quella che si è allamata, c'è la possibilità di fare proprio una doppia partenza in diretta. È successo a Cri comunque con la bombetta, a distanza di pochi minuti, dopo aver slamato la carpa che aveva tirato fuori col guadino, è partita l'altra, quindi non vuol dire che non possa succedere anche a chi pesca in bombetta. Quindi, secondo me la giornata potrà andare così. Christian che parte a fuoco, probabilmente ne farà anche altre adesso, ma dopo, nel proseguo delle ore, dovrei entrare in gioco io. Entrare in gioco nel senso che il branco trova il mio tappeto di esche e ci si ferma sopra. Questo poi, ragazzi, può succedere e non può succedere. Io avrò trovato lo spot giusto? Speriamo. Christian ha trovato lo spot giusto? Sembrerebbe di sì. Quindi, per rispondere cosa è meglio tra spomb e bombetta, lo vedremo a fine giornata. Ma non vuol dire che sarà sempre così, non vuol dire che questa è una regola, perché, come ho anticipato prima, dipende sempre dallo specchio d'acqua che abbiamo di fronte.
vediamo come va. Io mi aspetto che passerà ancora qualche ora perché io entri in gioco e intanto vediamo qui se continua a fare catture. Adesso ci scopro ancora un po' di palline sopra perché rinfrescherò lo spot ogni mezz'ora, 40 minuti con una ventina di palline. Christian invece continuerà ogni mezz'ora, 40 minuti a cambiare la bombetta, perché ovviamente la pesca in bombetta è una pesca dinamica, non è che lasci la bombetta lì 5-6 ore e finita, no. Quindi anche lui avrà il suo bel da fare. Vediamo chi la vince. Dopo vi faccio vedere cosa ho preparato per spombare. È una classica pastura che si fa tranquillamente con pochi ingredienti e vediamo come finisce la giornata. Per il momento bombetta 2, spomb 0. Ok ragazzi, allora sono entrato anch'io in azione, ho preferito lasciare il pesce un attimo nel guadino e ritirare subito la canna e spombarci sopra 5 spombate in modo da rientrare subito in pesca. Adesso andiamo a vederla, non si è fatta attendere più di tanto, quindi speriamo che il branco sia ancora lì in zona. Adesso la facciamo calmare un attimo perché è super agitata ovviamente, e vediamo se riusciamo a vederla bene. Anche qua un bel combattimento, mamma mia che cattiveria ragazzi. Ok, eccola qua, bella lunga come piacciono a noi, si vedono i primi segni della frega ovviamente, però bella in salute e comunque il nostro bel combattimento l'abbiamo fatto. Adesso vediamo, siamo 2-1 per le bombette. Vediamo se il mio pensiero inizia a pagare. Adesso questa la rilasciamo dopo una foto e attendiamo la prossima. E siamo arrivati a metà mattinata. Metà mattinata e diciamo che non ce l'aspettavamo subito tre partenze così nella prima parte della mattinata, perché conosciamo un po' il lago e generalmente l'orario... Guarda che ci sta dando. Su quella sinistra? Mi sembrava un attimo. Diciamo vabbè, che l'orario buono su questi laghi abbiamo visto per la nostra esperienza che è intorno 11:30, mezzogiorno, sì, tanta fino a l'una. Dopodiché c'è sempre il momento di morta. Invece stamattina è partita bene, tre pesci sono stati fatti. Ricapitoliamo il punteggio 2-1 per le bombette, ma
vediamo come si evolverà. Adesso siamo intorno all'ora X, quindi spero che parte qualche canna, diciamo, e io sono sempre convinto che sulle mie, essendo che le ho posizionate vicine, ci possa essere una doppia partenza proprio istantanea, cioè parte una, ferro, e parte subito un'altra. Però questi sono casi che non è che succedono spesso. Sì, poi come sapete la pesca non è una cosa, diciamo, non è, passatemi il termine, una scienza statica, cioè è molto variabile. Però un esempio di un spezzone di tempo, di una mattinata con una prima parte di pomeriggio vissuta da un carpista dove preferisce pasturare un'area e un carpista dove preferisce pescare con delle bombette per velocizzare la quantità di pesca, la probabilità di cattura sull'immediato. Quindi, anche perché stiamo pescando proprio su due settori comunque differenti, io sto pescando vicino alle sponde, Max sta pescando proprio centro, nel mezzo della cava, quindi sì, sono anche due settori di pesca diversi. È vero, bravo. Quindi sì, è da tener conto anche di questo, ovviamente, perché ovviamente per le condizioni in cui siamo adesso, questa è la possibilità di pesca che abbiamo. E basta, ragazzi, adesso appunto, come diceva Max, tra un po' dovrebbe esserci l'ora quella buona e vediamo in quell'ora se le carpe andranno a mangiare sulle bombette. Sì, c'è un po' d'aria che per me può disturbare leggermente. Stamattina le dovevamo saltare, adesso non vedo più saltare nulla. Mm-mm. Quindi sì, vediamo insomma se si evolve diversamente. Adesso ci prepariamo per farvi vedere quello che è la novità di questo video, insomma. Preparatevi perché è pesante. Ci pesa. Pesa. Va bene, dai. Adesso facciamo un piccolo rinfresco di spombate per vedere se appunto riesco a intercettare qualche branco e poi facciamo la ripresa della novità. E che novità? Esatto. A tra poco. Con carpa. Sono... vediamo che ore sono. Eh sì, questa è l'ora giusta. Detto fatto, ragazzi. Ehi, picchia. Aspetta. Sta puntando dove non deve, vero? Sì. Ok. Stavamo facendo le riprese della chicca. Una corsa tremenda. Mamma. Com'è, Cri? Sta venendo? Adesso viene, sì. Perfetto, abbiamo tolto dagli ostacoli. Com'è? Un po', vediamo. Guardate che sforzi che fa sto ragazzo. Mamma. Salutiamo, ragazzi. Ah, ragazzi, con l'occasione stiamo provando le nuove Kaize. Le green 4 libre. Kaize green 4 libre. Eh sì. Come sono? Che devo dire, ero un po' scettico sulle 4 libre perché ovviamente 4 libre sono 4 libre, oltretutto sono 10 piedi, quindi invece devo dire che anche con le carpe più piccole comunque non... cioè, ti diverti? Sì. Non però farla andare verso di là, eh? Vedendo il lancio prima, ti dà anche potenza sul lancio, ovviamente. Eh sì. Quindi, ormai la carpa qui sotto. Eccola qui. Ah, ma piccolina, ah, ma guarda che bella. Sì, guarda sì, che bella. Nel frattempo, ragazzi, ho cambiato innesco. Ah, sì. L'ora X, sia piccola che grande la carpa, comunque l'ora X. Bombetta. Bombetta 3, ma adesso quando meno te lo aspetti entro in gioco anch'io. Bene, guarda che colori che ha. Sì, mi sa che è anche in periodo di frega. Sì, ma questi fregando, caldi anomali, ragazzi. Bene. Ciao bella. Dai, allora noi la salutiamo in acqua.
Quando potete, ragazzi, slamiamola in acqua, visto che era piccolina anche. Però qui l'ora X è l'ora X. Dai, via, bombetta e ricaliamo. Prima che mangiasse la carpa, evidentemente ci hanno dato le tartarughe, ragazzi. Mamma mia, aspetta che metta fuoco. Mamma, come ha fatto a salvarsi sta boiless? Guarda che roba. Cioè, è passata la carpa, ha detto via tutti, mangio io. Per chi fosse scettico sulle bait crew, ragazzi, tengono. Mamma mia, che mangiata di tartaruga, ragazzi. Via, via. Quindi sono arrivate anche qui. The turtles in the house. Evviva la bombetta, evviva la bombetta, evviva la bombetta. E se la perdo. Se la perdo non vale. Allora, sì. Ok. 4 a 1 bombetta in questo momento, a prescindere se la inguadiniamo o no, però è partita. Allora, mi viene da pensare una roba. Possono essere due le cose. O io sono su uno spot non favorevole, perché sono a centro lago, non sono sulle sponde. Magari il pesce qua non gira, gira in un altro momento della giornata, magari no, di notte. Ma ho imparato in questi anni che non è vero. Il pesce gira ovunque. L'altra opzione è che io ho bisogno di più tempo. Quindi stiamo arrivando quasi a una conclusione. La domanda è: quanto tempo? Esatto. La domanda è proprio questa, ragazzi. Se vale la pena approcciare, come mi sto approcciando io, su sessioni comunque massimo giornaliere, mezza giornata, tre quarti di giornata. Quindi questo è lo scopo del video. Stiamo vedendo che i risultati li sta avendo Christian, 4-1, è schiacciante, però non è finita. Io posso fare cacao poi in 10 minuti, perché come si vede in alcuni video, quando sono sullo spot il branco non molla, e se ci dai di spomb restano lì. Quindi non mi arrendo, non mi sì, arrendo. Ragazzi, non è a video, ma nel frattempo lo sto aiutando anch'io, stiamo pasturando la zona, e quindi la zona è pasturata. Vediamo lì. Non mi sono ancora reso, sono sincero, perché c'è tempo per ribaltare tutto. Come Cree ha fatto 4 catture, le posso fare benissimo anch'io e superarlo. Quindi il tempo ce l'ho ancora, e sono convinto che se entra il branco non si sposta più e Cree rimarrà a bocca asciutta. E intanto posso dire anche la mia sulle nuove Kaizen. Tanta roba. Sì. Anch'io ero un po' spaventato dalle 4 libbre, ma mi sto divertendo col pesce in canna, anche se non è enorme. Quindi allora, queste carpe ne hanno sempre fino alla fine, quindi aspettiamo un secondo, perché questi sono i momenti critici. Comunque sì. Guardate le bolle che fa, le famose bolle, i segnali che dobbiamo guardare la mattina quando arriviamo sullo spot, durante la giornata, bevendo un caffè, capire dove sono i pesci. Car fishing è dinamico, non è statico. Ehi! Cree, quando sono sotto, come diciamo sempre, se ne hanno, diamogliene. Uno, per non far male al pesce. Due, per evitare il falso contatto e quindi si slama. Sembra una spigola, tra l'altro. Ma guarda che spina su, bella alta. Si vede che ci ha dato anche lei un altro senso. Bella tronchi. Tronfia la ragazza. Un po' spavalda, ragazzi. Un po' spavalda, si vede che ci ha dato dentro. Però adesso se mi sai che buon carpetta, ragazzi. Aiutaci, carpetta, dai.
niente. Voto da 1 a 10 come inguadagnatore a cri. 1 e mezzo. Non posso inguadinare a 3 metri più in là. Ah giusto. 5. Ma dove è andata a finire? Lavoro di frizione. Ero qua sotto. Sì, sì. Non bisogna aver fretta. Non è agonismo puro, quindi possiamo prendersela con calma. Se si slama fa parte del gioco. Qua ti meriti 1 e mezzo, cioè fai schifo proprio. Dai. Ho la videocamera in una mano. Ah, giusto, giusto. Ho la sinistra. E vai di testa, no? Sì. Dai, adesso arriva. Dai, forzala un pochino adesso però. Comincia a essere un po' stanca. Eccola qui, eccola qui, eccola. Ho visto una link in bocca, mi sbaglio? Esatto. Cambiato di nuovo. Esatto. Ok. Top. Va bene, 4 a 1 va bene, adesso vediamo. Allora ragazzi, mentre vi faccio vedere il pesce che ho preso io, 5! C'è un 5 a 1 dietro di me. Però il pesce è già fuori, quindi intanto lo facciamo vedere. Ok. Allora, un'altra bella reginotta con dei piccoli segni di prefrega, quindi mi fa anche capire una cosa, che può essere che questi pesci siano proprio verso le sponde e non a centro lago. Ecco perché io non sto prendendo niente. Mettiamole un po' tutte sul piatto le cose. Comunque, detto questo, vediamo subito sta regina, anche questa molto bellina. Qua c'è un evidente segno di prefrega e basta, quindi potrebbe essere questo, che stanno iniziando a capire qual è il nido d'amore, vanno sotto sponda e Chris sta pescando sotto sponda. E io probabilmente magari stanotte avrei fatto fuego, non lo so, le penso un po' tutte adesso ragazzi. Comunque, gli do la libertà e andiamo a capire cosa sta succedendo dietro di me. Capite perché vi consigliamo di utilizzare le sacche di rilascio sulle culle? Se la carpa si agita, bella grande comunque la nuova Basics. Sì, adesso questa è quella grande ragazzi, però comunque per qualsiasi tipo di culla a barchetta, quindi non quelle alte, vi consigliamo di utilizzare questa, proprio perché in caso di necessità bloccate la carpa senza fare le mani, insomma senza farle male. E poi dovrebbe essere pronta per farsi mostrare, se non si agita. Ah, niente. Questa decide di non farsi mostrare. Ci siamo? Non ci siamo. Comunque le più grandi le ho fatte io. Sulle tue canne. Sulle mie canne. Le ho fatte io. Beh, me lo merito, dai, Cri. Ed eccola qua. Sì, non stiamo parlando di carpe enormi, ragazzi, però il fatto che prediligano la bombetta piuttosto che un'abbondante pasturazione di ceci, mais, giusto? Uh-huh. Fa pensare. Pellet, che comunque sono alimenti che sì, dovrebbe essere... Teniamo in considerazione che stiamo parlando di acque ferme, quindi parliamo di acque ferme. Oh! Ragazzi, adesso la rilascio perché vuole stare qua. Guardate come si sta battendo per fare un pesce. È pastura. Beh, allora, per noi ragazzi non c'è gara perché come vedete facciamo sempre un pesce a testa. Sì, però fino alla fine è il concetto che... Devo fare la mia parte anch'io perché sennò è facile che io mi siedo. È il concetto ragazzi che è così. Quindi per adesso ragazzi la bombetta sembra essere la strategia più efficace per fare pesce in breve termine. Poi vediamo, perché come dice Max può essere che anche nell'ultima ora ci sia una rimonta... A così all'improvviso. Ascolta, e giro un po' la cosa, e se pasturare con lo spomb
portasse fuori una carpa grossa, possiamo interpretare che la bombetta magari più pesce, ma abbassiamo la taglia e con lo spomb mi sto aggrappando gli specchi. No, vabbè, io non ci guadagno niente. Allora, era solo per capire un attimo. Stiamo capendo, ragazzi. 28 kg. Stiamo capendo, perché per alcuni di voi la risposta potrebbe essere: ma no, la bombetta è ovvio che è più veloce della pastura. Ma non è sempre vero. Dipende dal posto, dipende dalla situazione, dipende dal periodo. Come ripeto, la pesca è molto varia molto in base alla giornata, in base al lago, in base a tante cose, anche alla pastura stessa, perché alle volte la pastura può anche determinare il pesce, pasturare con bolle, pasturare con granaglie, quindi cambia anche quello. E oggi facciamo una prova così. Quindi in una situazione come questa, per adesso la bombetta sta ripagando. Al momento della pasturazione, no. Per me è già una vittoria comunque stare qua, quindi ci sta, ragazzi. Bene, ragazzi. Allora, ragazzi, novità del giorno. Ovviamente non è questa perché l'avete già vista, però è sempre un accessorio come questo. Vi spiego. La All Powers, che ci aveva mandato questa Power Station col suo pannello solare, ci ha ricontattato e ci ha chiesto di farvi vedere un altro prodotto loro, che è sempre una Power Station, ma molto molto più potente. E all'inizio ero un po' scettico, quasi dubbioso, perché sono andato a vedere che cosa costa e costicchia. Stiamo parlando di quasi 5 volte il prezzo di questo. Però poi ho detto: i carpisti spendono 1000 euro per un mulinello, perché guardiamo i Daiwa Basia, costano quasi 1000 euro l'uno, quindi se uno si fa un 7 da 3 sono 3000 euro. Canne, ho visto canne anche personalizzate di noti marchi anche italiani, e costano anche quelle, ragazzi. C'è chi c'ha il gommone con motore e batteria, là ti va via quasi 2000 euro di roba. Quindi ho riflettuto e ho detto: se la gente è disposta a spendere questi soldi, perché comunque vive il car fishing in modo diverso rispetto al carpista medio che va al lago la domenica, si fa la sessione come noi giornaliera, o di 4 ore la sera. Quindi chi ha veramente bisogno di portarsi l'energia dietro, secondo me è anche disposto a spenderli. Quindi quello che vi farò vedere adesso e che Cree mi porta non è un prodotto che si compra il ragazzino che è appena andato a pescare, perché ripeto, costa tanto. Lo prenderà il carpista che comunque durante l'anno fa tante sessioni dove sta via almeno 3-4 giorni, quindi ha bisogno di corrente non solo per caricare il telefono, ma anche per la sua comodità per quanto riguarda l'outdoor, ok? Cree, se gentilmente mi porti la nuova Power Station che ci hanno mandato, vi facciamo vedere che è anche un po' più grossina e pesante. Ciao, ragazzi! Ok, quindi la differenza si nota subito. C'è anche il pannello solare che ci hanno mandato nuovo, più potente. Quindi la differenza la vediamo subito, ragazzi. Questa è enorme. Questa erogava un tot di watt. Chi non lo ha visto ancora il video lo va a vedere. Questa nuova che è arrivata eroga 2000 watt, fino a un picco di 4000. Io a casa mi sono asciugato i capelli col phon che scarica a 2500 watt e ce l'ho fatta tranquillamente. Questo vuol dire che ci possiamo collegare tanti accessori, ok? Ripeto, non è un prodotto che compra il ragazzino che si fa la sessione la domenica col papà. Ma soprattutto, ragazzi, queste cose qui non pensatele esclusivamente per la pesca. No, io lo uso anche a casa perché fa da backup adesso domestico. Noi ovviamente siamo nell'ambito della pesca, del car fishing, e come ben sapete la nostra pesca ci porta chi ha la fortuna di stare via anche 4-5 giorni a settimana, 2 settimane. Non noi. Però appunto avere la possibilità di avere un qualcosa che genera corrente per poter chi filmare, chi chiamare, caricarsi il telefono, chi come noi fa video. Ci sono tanti accessori che si possono attaccare qua, che un carpista può usare quando è fuori.
stiamo parlando di un phon. Ecco ragazzi, colgo l'occasione per le mogli barra ragazze che ci odiano, che abbiamo capito a carpire lì un po' seguendo. Questa vi potrebbe far comodo. Compratela vostro marito. No ragazzi, scherzi a parte, veramente chi va in pesca anche in famiglia magari si porta i bambini. Beh, ne conosciamo tanti che stanno via una settimana. Abbiamo avuto modo di parlare con molti di voi che appunto affrontano le sessioni con la propria famiglia. E caspita, avere una cosa così alla fine ti rende settimana facile, perché comunque ok che in tanti laghi c'è corrente, c'è tutto, però ragazzi, avere la propria corrente dentro in tenda è un'altra cosa. Sì, fidatevi, sì. Noi è da un anno ormai che le stiamo usando e ci stiamo rendendo conto veramente che sono indispensabili, ma soprattutto ci rendono molto più agevole la pescata, noi in particolar modo, perché abbiamo mille robe da caricare. Però ripeto, pensata a anche al carpista solitario, ok, però certo. Ripeto, non vedeteli come prodotti unicamente per la pesca, perché ragazzi, a casa se vi salta la corrente, dai, andiamo a vederla. Cri, tu monti il pannello, io tiro fuori questa. Sì, ce la fai. Fra un po' ci vedrete con tutto montato. Allora ragazzi, andiamo a scoprirla velocemente, perché comunque sostanzialmente è come questa, solamente che è un po' più potente e costa molto di più. E intanto vi viene fornita con la sua sacca protettiva. 2 secondi e l'apriamo. Hopla! Allora, ve lo garantisco che pesucchia. Pesa però, ragazzi, questa è la S2000. Tanta roba. Andiamo subito a vederla nei dettagli, un attimo che mi ricordo. Ok, perfetto. Allora, non ha più due uscite corrente alternata, ma ne ha 4. Dopodiché qui abbiamo il 12 volt, che è bello tappato, quindi bene, ottimo, non stiamo ad aprirlo. Dietro qua subito ve lo faccio vedere, prima che mi scordo, l'attacco per ricaricarla. E davanti abbiamo una serie di tasti, ok? Tasto accensione in mezzo, a sinistra c'è quello della corrente alternata, a destra c'è quello del 12 volt, se non mi sbaglio. No, centrale corrente alternata, sinistra qui, ovvero alla vostra destra, è quello del 12 volt e questo accensione. E qui abbiamo l'attacco XT60, che è quello che serve per dare ricarica tramite il pannello solare. Pannello solare, ragazzi, ha una chicca che dopo Cri vi spiega. E perché vi dico questa cosa? Perché torno un attimo al discorso che vi ho fatto prima, che questa Power Station, ripeto, non la compra chi fa mezza giornata in pesca o una giornata, la compra chi fa tanto car fishing, ok? Chi lo prende un po' come uno stile di vita, quindi in settimana stacca il giovedì sera, venerdì, sabato e domenica in pesca, 2 settimane di ferie l'anno d'agosto, va via in Francia, quindi questo è il carpista che comprerà questo prodotto, oppure la compra qualsiasi famiglia che vuole avere un backup a casa quando va via la luce e siamo a posto. Dopodiché ovviamente si può usare l'applicazione, quella che avevamo già visto l'altra volta, e qua abbiamo tutti gli ingressi USB normali, 4, Type C1 e C2 ne ha 2, e qui abbiamo il display che, vabbè, non accendo ragazzi perché è il solito display dove ti dà la carica residua, quanto sta consumando, quanto sta prendendo quando lo stiamo caricando. Quindi un prodotto, ragazzi, che a noi fa comodo. Scettico all'inizio se spiegarvelo meno, ma poi ho detto no, lo spieghiamo, perché comunque ne vale la pena spiegarlo. Adesso vi lascio un attimo con Cri, che vi fa vedere il pannello solare, semplicissimo, ma una chicca che secondo me molti di voi apprezzeranno. Bene, adesso ragazzi continuiamo e facciamo della parte dei pannelli. Allora, cosa molto importante, come per la R600, anche questa vi danno la pochettina con tutti quanti i cavi dentro, quindi all'interno troverete il cavo. Come si chiama questo qui? Aspetta, il XT60, mi dimentico sempre, che è appunto serve per collegare Power Station ai pannelli. Poi trovate il cavo di alimentazione sia da macchina, quindi con l'accendisigari, sia
la casa 220 normale. Detto questo, ragazzi, cosa molto importante, come diceva Max prima, essendo un prodotto comunque tralasciando il costo che eroga potenza, tanta potenza, e vi dà modo di caricare veramente tanto, ed essendo indicato appunto a chi fa sessioni lunghe, proprio per coloro che fanno sessioni lunghe e usano il gommone, comprando i pannelli fotovoltaici incluso, quindi acquistando questi, pannelli avete solari, i pannelli solari, scusate, quelli ce li hai tu sopra il tetto. In dotazione vi danno anche i cavi per caricare la batteria. Quindi, come funziona? I cavi vanno collegati ai pannelli e vi caricano la batteria del gommone indipendentemente dalla carica della power station. Quindi la power station caricherà quello che metterete davanti a lei, invece questi, oltre a generare potenza per lei, se attaccate i cavetti per la batteria, vi ricarica la batteria del gommone indipendentemente da quella lì. Quindi vi fa due utilità, carica il gommone da una parte e caricate il telefono e altre cose dall'altra. Ovviamente vi ricarica anche la power station se non usate la corrente per caricare la batteria. Quindi vedete che è già molto più versatile. Poi è indicata a chi fa sessioni lunghe, però ovviamente può prenderla anche chi va a pescare due ore, perché ragazzi, vi ricordo che questi prodotti non pensateli solo per il car fishing, allargate la mente, sono prodotti che vi servono anche per casa, per l'utilizzo di tutti i giorni, perché vi ripeto, se vi salta la corrente a casa, se c'è da qualche parte dove non c'è corrente vi serve, questi vi danno corrente. Quindi detto questo, ragazzi, sì, può costarla chiunque ovviamente, solo che è più indicata a quello lì. Detto questo, domanda. Ma adesso che abbiamo sto bombolotto, ce la compriamo una bella... A noi che non facciamo sessioni lunghe. Esatto, ce la compriamo una bella piastra induzione a 2000 watt e ci facciamo una bella bistecca. Ogni volta sti sai che buoni, ditegli qualcosa, ragazzi. Buonissimi, io dico che buoni, ma... Buonissimi. Mi ha stufato questi sai che buoni. Metà di voi mangeranno i sai che buoni, ragazzi. Almeno metà in pesca li mangeranno. Se dici di no, menti. Sondaggio. Vabbè, bene. Non ci resta che ringraziare nuovamente la All Powers per la fiducia che comunque ci dà mandandoci questi prodotti. Ovviamente, ragazzi, non sono indicati per noi perché non facciamo sessioni lunghe, però noi lo sfruttiamo. Però tanto, noi, ripeto, le utilizziamo molto, moltissimo per casa, perché abbiamo scoperto per casa tante volte, ragazzi, io mi trovo, vi faccio un piccolo esempio, io ce l'ho nella postazione dove ho il computer e sopra non ho prese. Il più delle volte magari ce l'ho lì, mi carico il telefono, mi carico qualcosa perché è lì, è comoda, quindi la uso così, mi salta la corrente a casa, che mi è capitato che la una sera e... Beh, si sembra fatta apposta, ma ragazzi, ma non so, veramente, è ragazzi, venuto qui a casa mia a mangiare una pizza, fatalità, doveva fare dei lavori l'Enel, ha staccato la corrente, non si sa perché, e eravamo al buio, 3 ore, ho preso quella, l'R600, E attaccandoci due LED che io ho giù in box, li ho staccati un attimo, li ho portati su, ho fatto luce tutta la serata. Quindi mi sono caricato anche l'iPhone. E si è caricato anche l'iPhone. No, oppure quando sono andato in vacanza con la mia famiglia l'anno scorso, ho attaccato il fornellino, quello piccolo, perché comunque quella supporta fino a tot watt. Adesso ci compriamo una bella piastra induzione. Sì, ecco. Quindi ragazzi, cosa molto importante, ripeto, allargate le menti, perché questi sono prodotti, anche come le torce, vi ricordate, che veramente vi fanno unisci l'utile al dilettevole. Sì, stiamo scoprendo questo mondo parallelo. Esatto. E non è solo fatto di canne e pod. Poi fortunatamente, ragazzi, hanno fiducia in noi, quindi ecco, detto che questo, gli dici no? No. Quindi ragazzi, detto questo, ecco, questa è la novità 2024. Ci facciamo i sai che bon? Ci facciamo i sai che bon, sì. Facciamo col gas per i sai che bon. Andiamo a farci i sai che bon. E 6 a 1. Vabbè. Allora, no, non è che è una gara, ragazzi, perché comunque stiamo facendo delle prove per rispondere alle vostre domande. L'unica cosa che appunto mi viene da pensare è che in questo periodo di prefrega vanno un attimo a cercare il loro nido sulle sponde. Io sto pescando in mare aperto, quindi se siete d'accordo, ragazzi,
datemi anche voi il vostro feedback, questa tra virgolette specie di gara la dobbiamo rifare, la dobbiamo rifare magari in estate, dove non sono in prefrega le carpe e girano molto di più. Però è un'ipotesi, ragazzi, magari ho sbagliato io qualcosa, non so, però a mio avviso tutte le carpe sono state fatte sulla sponda, è l'unica cosa che mi viene da pensare. Oppure effettivamente la bombetta paga nel breve, tutto qua, c'è poco da fare. Magari domani, se stiamo qua fino a domani, cosa che è impossibile quando non hai il tempo, io entravo in gioco, perché a questo punto sono quasi sicuro che la mia pastura è ancora là, perché non è possibile che non abbia avuto neanche un bimbo. Questa è un'altra piccola regina, va bene, 6 a 1 ci dà delle indicazioni. Ragazzi, l'ho slamata in acqua. Sì, è piccolina. La piccolina, gli diamo subito la libertà, non la portiamo neanche in culla. Vuoi mettere l'iPhone in acqua, Cri? No. Ok, perfetto, allora la lascio andare. E niente, mi ha bagnato come una grande. Va bene. Ok, una risposta ce l'abbiamo, perché 6 a 1 è un punteggio quasi tennistico, quindi va bene. Io a questo punto non spombo più, perché ne ho buttata un po' di pastura, non ha senso continuare, non spreco neanche esche per niente, e ci rimangono poche ore, vediamo come va a finire. Ci vorrebbe un segnale forte, almeno una doppia partenza subito così, per farne due, ma proprio una di fila all'altra, e allora potrebbe essere un senso, se no me ne vado, ciao. Allora ragazzi, ennesima partenza, 7 a 1, ormai siamo andati ben oltre il risultato tennistico, siamo neanche mai arrivati al tie break. Vabbè. Quindi niente, io ho iniziato a mettervi anche la spomb station, perché penso che sia quasi irrecuperabile la situazione, e basta, adesso tiriamo su anche sta carpa. Ma direi, Cri, che non abbiamo dubbi su cosa ha pagato oggi. La bombetta oggi ha reso nettamente di più che una pasturazione ampia, perché non è pasturato mirato, era molto ampia, quindi vediamo di tirare fuori questa, che magari è anche l'ultima cattura, quindi portiamola a casa, ragazzi, e vediamo di cosa si tratta. Intanto, se riesco, vi faccio vedere le pieghe delle Kaizen 4 libre, che non si comportano assolutamente male, anzi ti fanno veramente divertire. Va bene, ragazzi, direi che possiamo vederci direttamente in culla, perché sì, i combattimenti mano, sì arrivo. Allora ragazzi, la carpa lì è in acqua, adesso ve la mostriamo, però prima volevamo un attimo anticiparvi una cosuccia. Allora, prima di vedere la carpa, come ha detto Cri, che è ancora nel guadino, c'è un motivo perché è ancora lì, e prima di dirvi com'è andata la giornata, anche se è risultata schiacciante, ma ne parliamo dopo in culla, volevamo dirvi due parole, spendere due parole, nulla di eclatante, ragazzi, però è un qualcosa a cui noi stiamo lavorando da un annetto, e lavorando non è che ogni volta che siamo in pesca facciamo chissà che cosa, lavorando, però guardando su internet, guardando, ci stiamo informando, informando, parlando con tecnici, elettricisti, robe varie. Insomma, vogliamo fare un qualcosa per portarla sul canale, che riguarda quello che è una curiosità, secondo me, di tutti i carpisti, ovvero quello che succede sott'acqua. Esatto. Ovvero, ragazzi, stiamo cercando, diciamo, un modo, la maniera per poter in primis noi capire cosa succede sott'acqua, perché alle volte ci poniamo delle domande. Ma anche oggi io vorrei sapere che cosa è successo sotto là. Lo so, perché quindi non ne sono partiti alle volte carne. Ragazzi, ci poniamo delle domande non riusciamo a darci delle risposte, ipotizziamo teorie, ma alla fine concretamente cosa una succede? Reale risposta non ce l'abbiamo solo se siamo lì.
e stiamo guardando. Bip bip bip. E si ferma. Noi stiamo cercando, a modo nostro ovviamente ragazzi, in primis di darci a noi delle risposte, perché non vogliamo insegnare niente a nessuno. In secundis di mettere a video, ragazzi, queste cose. Noi sapete, esatto, che ci piace capire, informarci e mettere a video. Esatto. Quindi stiamo cercando di fare questa cosa. Non è facile come sembra, perché nonostante sappiate che in giro ci sono strumenti per poterla fare, non è così facile come sembra, ve lo posso garantire. A meno che non spenducchi, e ora c'è un canale che fa ste robe e lo conosciamo tutti. Esatto. E allora proprio. Noi non vogliamo dedicare il canale a questo, ragazzi, no, però infatti vogliamo riuscire a dare qualcosa in più al canale, oltre ai soliti video che facciamo di pesca, quindi le varie sessioni come quella, esatto, di oggi, quant'altro, dove comunque all'interno ci sono delle novità, ci sono delle informazioni. Vogliamo cercare di dare, rispondere anche a più domande, perché tante volte ci fanno risposte che hanno a che fare con il sotto. Esatto. Ma secondo voi perché sento quei famosi bip e poi vado e ferro, non c'è niente? Quindi cosa, ragazzi, sarà? A piccole dosi, ovviamente. Esatto. Se esatto, è un gran progetto che, ripeto, speriamo di riuscire anche noi a farcela, a portare qualche risultato. Quindi, a voi, a partire da questo video, ragazzi, sappiate che noi ci proveremo, proveremo ogni volta a dedicare del tempo a fare questa cosa qui. Esatto. Ripeto, non è facile, può darsi che per 3 video non vediate nulla. Ah sì, beh, sicuro. Quindi magari qualche storia, come è già successo su Instagram. Non aspettatevi granché, però ragazzi, oggi qualcosa è successo, a farvi vedere cosa è successo con l'ultimo pesce che tra poco vedrete in culla. Esatto. Prima però ci caliamo con la muta e andiamo a vedere. Quindi guardatevi questo spezzettone di video di quello, esatto, che è successo, esatto, sott'acqua, e poi gli facciamo vedere la signora. Ci vediamo fra poco.
Ed eccola qui, ragazzi. È lei. Lei è la carpa che ha mangiato sull'innesco che avete visto, la Link. E oltretutto anche la carpa più grande di questa sessione. E la carpa del 7-1. Esatto, quindi ragazzi, Bombetta oggi vince contro Pasturazione. Io ripeto, bisogna, se voi lo volete ragazzi, scrivete un commento, rivincita, scrivete così. Bisogna riprovare magari quest'estate. Esatto. Facciamo una rivincita, perché io sono convinto che in una giornata comunque a lungo andare io potevo averla meglio. Io do la colpa, tra virgolette, mi aggrappa qualcosa, siamo in prefrega, quindi tutte sulle sponde sono state fatte queste carpe. Io in mezzo ho avuto solo una partenza sbagliata, probabilmente era lì che girava. Quindi secondo me è da rifare, però oggi ragazzi, per sessioni così in giornata, Bombetta 7, Spomb 1. E detto questo ragazzi, sì, noi vi diamo appuntamento al prossimo video, come al solito, non sappiamo né quando, né dove, con chi, né se, però ragazzi, però noi ci saremo, noi ci saremo. E allora, da Crimax e dalla carpa arrabbiata è tutto ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, ciao, ciao!